la mitica stagione anni 80 continua con un oggetto che ha pochi dubbi su che cosa sia: uno stereo come si usava un tempo. Un saluto da Marperna e ben ritrovati con i nostri 5 gadget oggi, operazione nostalgia. Ma quanto erano belli i prodotti tecnologici del passato! Per fortuna, in un qualche modo, sono tornati e oggi ve li raccontiamo. Iniziamo dalla gloriosa macchina fotografica, la vecchia Nikon, che oggi diventa ZFC. E non si può dire che l'operazione vintage non sia riuscita con questa Nikon ZFC. In effetti richiama alla mente proprio la mitica fotocamera degli anni 80, la FM2, qualcuno sono sicuro se la ricorderà, un oggetto ideale per iniziare a scattare in digitale. Prima di dare un commento tecnico su questa fotocamera, permettetemi di ricordare qual era il gusto romantico della fotografia analogica, quando prima di scattare ci si pensava due volte, perché poi dopo bisognava svilupparle le foto e poi stamparle, ma quelle belle andavano a finire negli album o in qualche quadretto. Invece adesso scattiamo al chilo e poi ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto. Con questa fotocamera forse potremmo recuperare quell'antico gusto e il piacere di fare delle belle foto. In effetti il sensore da 20,9 pollici, anche se non è un full frame, consente di ottenere delle buone immagini, e poi mi piace molto il look che consente di gestire ancora in modo manuale alcuni dei parametri fondamentali come l'esposizione, con queste ghiere in metallo che si girano e ti danno proprio la sensazione di fare quelle foto a mano. Diciamo che dal punto di vista tecnico la fotocamera è piuttosto valida. Ho apprezzato molto anche il display da 3 pollici ruotabile, molto comodo in quasi tutte le situazioni di scatto, e ovviamente la possibilità di cambiare le ottiche grazie all'innesto Z, che è diciamo l'innesto standard importante di Nikon, quindi con molte opzioni di ottiche, anche se non essendo un full frame bisogna tenerlo a mente. Qualche piccolo difettuccio c'è, lo troviamo ad esempio nella batteria, che non dura tantissimo, nei film e video perché non sono stabilizzati, e la messa a fuoco non è proprio impeccabile, soprattutto quando le condizioni di luce sono un po' critiche. E allora questa Nikon ZFC è davvero una macchinetta divertente, piacevole, compatta, leggera, scatta delle buone foto. E io la consiglio soprattutto a chi inizia a scattare in digitale, anche perché è piuttosto accessibile come prezzo. E allora il nostro giudizio finale è 4 stelle. È lui o non è lui? Certo che lui! Il Nokia 3310, questa citazione di Drive-In per riportarci ai mitici tempi andati, quando Nokia era un colosso e quando vendeva questi tipi di prodotti che andavano davvero a ruba. Adesso ritorna con una versione ovviamente aggiornata, ma è pronto ancora a stupirci. Diciamolo, fa un po' tenerezza adesso a tenerlo per le mani questo 3310, eppure quando è uscito esattamente nel 2000 era uno dei prodotti più cool di Nokia. Adesso ritorna aggiornato ai giorni nostri, mantenendo quasi inalterato il look, col piacere di avere tra le mani una cosa che si chiama telefono, perché fa di fatto solo il telefono. Possiamo ovviamente chiamare e ricevere telefonate, inviare messaggi, ma assolutamente senza il touchscreen. Usiamo questi bei pulsantoni che servono anche per i numeri di telefono. È un sistema di digitazione che qualcuno se lo ricorderà, si chiama T9. Le nuove generazioni vadano su Wikipedia. All'interno di questo telefono abbiamo a disposizione un po' di asset, una fotocamera da 2 megapixel, in questo caso direi quasi inutilizzabile. Abbiamo a disposizione una radio FM con il mitico jack audio, anche qui è veramente un'operazione vintage, e poi c'è anche Snake, il giochino perdi testa o perdi tempo, perché in effetti insomma
fa ben poco, ma era davvero l'oggetto del desiderio quando eravamo giovani. Sembra, e forse in effetti lo è, un oggetto d'altri tempi, cioè un telefono che fa solo il telefono, diciamo un buon muletto da tenere magari nel cassettino porta oggetti dell'auto, oppure da avere in vacanza nel caso succeda qualcosa al nostro smartphone ufficiale. Costa poco, fa solo l'essenziale, però diciamolo onestamente, ci piace tanto, soprattutto in questa versione gialla, e ci ricorda i bei momenti andati. Ed è proprio per questa ragione che gli diamo 3 stelle, ma potrebbero essere 4 o 5 per la nostalgia. Si chiama C64 Mini e ci sono pochi dubbi che la mente non vada al Commodore 64. In effetti è una console di retro game che richiama alla mente la mitica stagione degli anni 80. Questo oggetto lo trovate facilmente su Amazon, è anche un costo molto accessibile, però diciamo onestamente che ha senso solo per i ragazzi del vecchio conio, quello con i capelli bianchi come me, che negli anni 80 avevano il mitico Commodore 64. La sua funzione principale, l'abbiamo detto, è quella di essere una console per retro game. Sono installati una 60ina di giochi, altri se ne possono installare sfruttando la porta USB e andandoli a scovare online. È molto semplice da utilizzare, ha una porta HDMI che si collega direttamente al televisore e una volta collegato parte ufficialmente il sistema operativo con a disposizione i giochi. Ma c'è una chicca in più che vi svelo: volendo è possibile ritornare alle mitiche schermate del BASIC, il sistema operativo che usava questo computer, e si può ancora lì smanettare con GoTo, GoSub, eccetera, qualcuno se lo ricorderà. Per il resto è oggettivamente, come dire, un prodotto un po' plasticoso, ma qui quello che conta è l'operazione nostalgia. Una serata tra amici con un buon bicchiere di vino, con il C64 la portiamo a casa e ci divertiamo davvero tanto. Se anche voi come me avete vissuto quella mitica stagione degli anni 80 col Commodore 64, ma invece siete giovani e siete però curiosi dei vecchi videogame, i retro game, allora questa console potrebbe fare al caso vostro. È un po' plasticosa, è un po' approssimativa, ma vale la spesa. Il nostro giudizio: 3 stelle. E la mitica stagione anni 80 continua con un oggetto che ha pochi dubbi su che cosa sia: uno stereo come si usava un tempo. Ma questa edizione moderna di GPO col suo Brooklyn Pro recupera il passato e lo unisce al presente. Possiamo recuperare i CD, le cassette, ma anche usare la radio DAB e lo streaming musicale. Adesso si fa tutto con lo smartphone, ma un tempo il centro della scena lo prendevano degli oggetti come questi, perché se c'era una festa c'era un boombox come questo Brooklyn Pro di GPO. L'operazione nostalgia non è solo nell'estetica, perché in effetti è in tutto e per tutto un oggetto come si usava negli anni 80, ma qui c'è un buon bilanciamento tra il vecchio e il nuovo, l'abbiamo detto. Perché? Perché possiamo avere a disposizione il nostro archivio storico, quindi fatto di CD, di musicassette, e le possiamo ascoltare. Ovviamente c'è la radio, con una cosa forse che qualcuno si ricorda: sì, si tiravano su le antenne e si cercava di prendere la stazione radio, quella migliore, ma qui addirittura abbiamo anche quelle digitali con il DAB. Al tempo stesso, siccome siamo nel 2023, possiamo recuperare tutte le piattaforme digitali di musica usando il Bluetooth, che è integrato, e
la sorgente esterna se volessimo fare cose particolari. È un oggetto ovviamente molto ingombrante, incredibilmente pesante, però ha una qualità sonora piuttosto buona, diciamo che più che buona è potente, stiamo parlando di 80 watt di potenza complessiva. C'è un plus che non è banalissimo, una batteria integrata che consente di poterlo utilizzare per un'ora e mezza di continuo. Aspetti critici pochi, se non per il fatto che effettivamente è pesantissimo, quasi 10 kg e insomma da portare in giro non è proprio tascabile, diciamo trasportabile. L'idea di questo GPO Brooklyn Pro secondo me è estremamente azzeccata, quella di recuperare i vecchi ricordi, soprattutto quelli musicali, delle musicassette e dei CD e unirli alla fruizione ovviamente moderna della musica. Un oggetto un po' ingombrante e pesante, da look chiaramente retro, ma ci piace così tanto che le abbiamo dato 4 stelle. Non è insolito che le cose classiche siano anche belle, un po' meno scontato che siano anche pratiche e funzionali. Succede così con lo Scan Watch di Withings, che in effetti è uno smartwatch dal look piuttosto tradizionale, ma con delle funzioni evolute che scopriamo insieme. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, sì, chiaramente è un orologio con tanto di lancette e di corona fisica, ma lo vedete, c'è anche un piccolo display, perché sì, lui è anche uno smartwatch. Uno smartwatch che, come è caratteristica dei prodotti di Withings, ha come vocazione ovviamente quella del monitoraggio dei parametri di salute e del benessere. In effetti con questo dispositivo possiamo tenere sotto controllo ovviamente i battiti cardiaci, anche il sonno, rileva addirittura le possibili apnee notturne, ma può fare molto di più. La saturazione del sangue viene misurata in modo molto preciso ed è possibile fare addirittura un elettrocardiogramma a una derivazione di qualità professionale, e infatti è certificato CE Medical come un dispositivo medicale professionale. Un prodotto compatto, leggero, elegante, che ha un alto plus che non è assolutamente banale: la durata della batteria. Con una sola ricarica possiamo arrivare a quasi un mese di utilizzo. Due i suoi limiti principali: quello di avere proprio un display molto piccolo, quindi si fa fatica a leggere le informazioni, e le notifiche sono piuttosto, diciamo, limitate. Però è molto elegante e possiamo tranquillamente indossarlo in una elegante serata di gala. In un mondo di smartwatch particolarmente patacconi, lui si distingue chiaramente per la eleganza e l'essenzialità. Stiamo parlando dello Scan Watch di Withings, un prodotto che consiglio francamente a chi ci tiene allo stile ma non vuole rinunciare alle funzioni principali di un orologio intelligente. Se cercate anche un buono strumento di monitoraggio dei parametri legati alla salute e al benessere, lui è il numero uno. Se invece siete, come dire, degli sportivi, probabilmente c'è di meglio, ma nella sua funzione secondo me è tra i migliori prodotti del mercato, e infatti gli diamo 5 stars, 5 stelle.